Amici della Voce dell'Arte, oggi siamo a Zoomarie, nel parco divertimenti di Roma, in cui gli animali sono i veri protagonisti. Tra show, attrazioni e piscine, andiamo a vedere che cosa oggi si aspetta proprio qui, all'interno del parco. Seguitemi. Alex Mata, amministratore delegato di Zoomarie. Negli ultimi anni l'offerta del parco si è arricchita sempre di più tra nuove attrazioni e show veramente incredibili. Zoomarie è diventata la cornice di importanti iniziative. Quali sono le prossime in programma? Sempre cerchiamo di dare incontro alla famiglia, no? Perché un parco familiare più che la cornice è il centro del recreo familiare, come oggi che abbiamo una bellissima giornata con la Solmona, ma prossimamente abbiamo per i bambini Bing e Flop, abbiamo Paw Patrol e abbiamo già programmati oltre 42 eventi a quest'estate, sia per le famiglie che per gli adulti. Zoomarie si accinge a festeggiare i primi 20 anni di attività. Che cosa in questi anni in particolare ha catturato maggiormente l'attenzione dei visitatori? Allora, noi siamo un parco unico perché abbiamo sia un giardino zoologico con oltre 400 animali, sia un parco acquatico con 7 piscine e 35 scivoli e anche un parco di divertimento con 32 attrazioni meccaniche. Non esiste in Italia una realtà come Zoomarie che ha tutta questa complessità, per quello che Zoomarie piace a tutti quelli che vengano. È vero che l'anno prossimo facciamo 20 anni, non posso dire tanto, ma è la prima volta che lo dico. Dunque ogni mese faremo dei eventi dedicati, dunque ogni mese ci sarà una grandissima festa in Zoomarie, non posso anticipare tanto. Quindi ricordate di stare sintonizzati su tutti i canali di Zoomarie, perché ogni mese ci sarà un appuntamento imperdibile. Per quanto riguarda l'estate, abbiamo, a parte delle tantissime piscine e attrazioni, il nostro parco che ha i lettini, gli ombrelloni disponibili gratuiti per tutti, abbiamo fatto tre novità. Una Sonic, il nostro IP character importante di videogamer che tutti i bambini impazziscono, un'area torassica dove la gente può mangiare all'interno delle uova dei dinosauri e scivolare tra tre attrazioni nuove con un albero di 16 metri d'altezza, e ovviamente abbiamo tutti i nostri animali come novità, come un armadillo, lemuri, dunque tante novità che possiamo portare avanti quest'estate. Sì. E allora andiamo a scoprirne di più. E siamo nel giardino dei lemuri, una specie sempre più a rischio, sempre più in via di estinzione, dove qui ha trovato un nuovo habitat. Sono trattati con estrema cura e con estremo amore, perché questo è quello che fa la differenza a Zoomarie. Uno dei momenti più attesi è senza dubbio lo spettacolo con i delfini, giusto Angelo? Sì, sì, diciamo che la nostra dimostrazione ci fa tanto fieri, anche perché possiamo e dobbiamo dimostrare tante cose di queste meravigliose creature. Angelo è uno degli addestratori di questi speciali mammiferi marini. Noi vediamo degli spettacoli incantevoli, ma quanto lavoro c'è dietro e soprattutto quanta cura per questi speciali animali? Guarda, più che spettacolo, show lo chiamerei una dimostrazione, nel senso che il nostro ruolo come curatore di questi animali è dimostrare al pubblico che non li conosce da vicino chi è, cos'è veramente questo animale, no? Anche perché si sembra un animale completamente lontano dal nostro mondo, sono molto simili a noi perché sono mammiferi come noi, allattano nei cuccioli, quindi respirano attraverso i polmoni, quindi giocherelloni in continuo. Lei è Maya, la nostra più piccolina. Lei esce qua fuori tranquillamente, anche perché qua è dove noi li pesiamo, quindi loro sono abituati a uscire qua, quindi è un gioco per loro, no? Quanto tempo ci vuole per instaurare un rapporto di fiducia tra l'uomo e il delfino? Allora, diciamo che all'inizio, ovviamente, come tutto nella vita, loro si devono fidare di noi, no? È ovvio. Dopodiché, un grande errore che tutti noi commettiamo quando abbiamo un rapporto anche con un semplice amico, che lo diamo sempre per scontato. Invece con loro non è proprio così. Cioè, noi instauriamo un rapporto, però dobbiamo coltivare per tutta la vita, perché va sempre curato, premiato, va sempre tenuto in una cassaforte come il bene più prezioso che amiamo, perché loro si fidano di noi ciecamente per fare tutto, e quindi il rapporto è imprescindibile, come una relazione umana, no? È chiaro. E lo vediamo anche in questo momento, ne sono veramente affettuosissimi. Se dovessi descrivere i delfini con una parola, quale sceglieresti? Speciali.